Dopo oltre 2700 anni tornano a casa restaurate e finalmente vengono aperte le casse dopo un paio d'anni dal restauro. Sì, è anche emozionante perché per la prima volta noi vediamo fisicamente i legni che li abbiamo sempre immaginati e li abbiamo immaginati anche montati ovviamente. Sono nelle casse, sono qui. È una data storica, però io lo vedo come inizio perché ce ne sono tante altre di navi che dobbiamo recuperare, dobbiamo restaurare. Oggi si parlava di creare qui la possibilità e la struttura per restaurarli le navi. Ho parlato con il sovrintendente Tusa che ha questo sogno nel cassetto che è anche nostro, quello di creare una struttura per il restauro dei legni, dei ferri, dei metalli in questo luogo. Diventa una nuova piccola industria che si può collegare a quelle che cerchiamo di far rinascere in questa città, che poi è il futuro vero che ci attende. Onorevole, da più parti viene sostenuto che la cultura può diventare il vero motore dell'economia della Sicilia. Lei che idea si è fatto? Ma io è un'idea che ho sposato fin da subito, da quando sono entrato in Assemblea regionale. I miei primi interventi in Commissione quindi andavano proprio in questa direzione. Attorno all'idea dei legni che tornano qua a far nascere laboratori di chimica, di restauro, cioè si potrebbero realizzare posti di lavoro incredibili per i nostri giovani che invece vanno a portare le loro intelligenze altrove e lì, come il caso di Portsmouth, noi abbiamo fatto i restauri a Portsmouth, siamo in grado di poterli fare qua, cerchiamo di operare in questa direzione. Con quale emozioni sta vivendo questa giornata? Allora, finalmente arriva il sogno, quello dei gelesi, soprattutto quello mio, perché tutti questi sacrifici che io ho fatto, diciamo, nell'attività di volontariato e nell'attività di archeologia, credo che finalmente possiamo dire avere il museo è quello che veramente valorizza i reperti archeologici. Da quel giorno, dicevamo, è passato un po' di tempo, adesso si realizza un primo sogno, il prossimo qual è? Di cercare di fare gli investimenti su quello che è il Bulala, perché il Bulala ha ancora tanti tesori nascosti dove si deve intervenire soprattutto nella fase di recupero e tutela di questo patrimonio archeologico.